Ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna web quotidiana. Apriamo subito la nostra finestra informativa su Marche e Abruzzo. Cominciamo dalle Marche, dal Corriere Adriatico.it. In apertura la cronaca: si pianta un chiodo in fronte per curarsi il mal di testa. Il raptus di un ragazzo è accaduto ad Ancona. Poi in taglio basso altre notizie di cronaca: sbrancate per un telefonino, fermati due giovani rom, è accaduto a Monsano. E poi scendiamo ancora: sporca il bagno della Squillo, lite, lei si rompe una gamba per inseguirlo, è accaduto a Civitanova in un hard toilette. Poi c'è anche un'allerta meteo nelle Marche: vento e mare da paura, non sono belle le previsioni per la giornata di oggi, anche per i prossimi giorni. Altre notizie di cronaca: cade dalla bici assieme al figlioletto lo scippo a San Benedetto del Tronto lungo la pista ciclabile. Poi un ritorno su un imprenditore di Fermo suicida nel carcere di Marino del Tronto ad Ascoli, ovvero Ciferri. L'imprenditore suicida in cella aveva scritto un'ultima lettera alla madre. E poi, accusati di evasione fiscale, gli sequestrano 2,3 milioni. Un'inchiesta nell'Anconetano. Dicevamo, tanta cronaca da leggere. Andiamoci a vedere la notizia relativa al raptus avvenuto ad Ancona. Aveva mal di testa, così ha deciso di piantarsi un chiodo nella fronte. Questo si legge nell'articolo di Stefano Rispoli del Corriere Adriatico. È stato ricoverato al pronto soccorso di Torretta, un ragazzo russo di 27 anni che è stato visto sanguinante lungo Viale della Vittoria. I testimoni dicono che era ubriaco e agitato e avrebbe dichiarato di avere mal di testa, per questo si sarebbe conficcato un chiodo nella fronte. Poi è stato convinto dal personale del 118 a farsi trasportare in codice rosso al pronto soccorso, dove il chiodo ovviamente gli è stato asportato. Sul posto sono intervenuti anche la Blu di pubblica assistenza, l'automedica di Torretta e una volante della polizia. Ma trasferiamoci nel Fermano con questa notizia. Dicevamo, la lettera dell'imprenditore suicida, l'ultima lettera alla madre in cui ha annunciato il suicidio, la tragedia nella mattinata dell'altro ieri ad Ascoli. Gianluca Ciferri, appunto l'imprenditore fermano che si è tolto la vita nel carcere di Marino del Tronto, aveva scritto una lettera alla madre. L'uomo, ricorderete, accusato del duplice omicidio di due ex dipendenti kosovari che si erano recati presso la sua villa per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati, aveva riposto la missiva nell'armadietto del carcere, nella sezione appunto protetti del carcere di Marino del Tronto. Il contenuto della lettera al vaglio della procura, che ha aperto un'inchiesta sullo stesso suicidio. La busta bianca sigillata e priva esternamente di indirizzo del destinatario, trovata tra i suoi effetti personali, è stata aperta e dentro conteneva un messaggio indirizzato all'anziana madre, alla quale chiedeva scusa per il gesto che stava per compiere. Mi ricongiungo con papà, c'è scritto anche tra le altre cose. La lettera, secondo le fonti investigative, sarebbe stata scritta la sera di domenica, senza che nessuno dei detenuti che erano con lui nella stessa cella se ne accorgesse. Poi ci sarà comunque l'autopsia in giornata con il medico legale Sabrina Canestrari, che effettuerà appunto l'esame autoptico in giornata sul corpo di Gianluca Ciferri, appunto l'imprenditore trovato suicida. Ci trasferiamo nell'Ascolano, andiamoci a vedere la cronaca da Ascoli con la notizia dell'infortunio sul lavoro: si ribalta con l'escavatore, perde una gamba, è accaduto a Comunanza. Andiamola a vedere nel dettaglio. Si ribalta con l'escavatore operaio, perde una gamba, grave infortunio appunto sul lavoro ieri pomeriggio sui Monti Sibillini a Comunanza. Un operaio di 35 anni stava eseguendo alcuni lavori a bordo di un escavatore nei pressi del cimitero di Comunanza. A un certo punto il terreno ha ceduto e l'operaio è finito in un fosso, purtroppo però la gamba è rimasta schiacciata sotto l'escavatore. Sul posto è giunta l'ambulanza del 118, che dopo aver accertato le gravi condizioni del giovane ha disposto il suo trasferimento in ambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Ma ancora altra cronaca dalla pagina di Ascoli: mensa gratuita per gli alunni poveri. Questo è un servizio di buoni pasto messo a disposizione
dal comune di San Benedetto, appunto per gli scolari della scuola dell'infanzia delle scuole primarie, meno ambienti. Poi denunciato bracconiere per 44 volatili uccisi, è accaduto a Palmiano, dove c'è stata un'operazione anti-bracconaggio appunto della polizia provinciale di Ascoli. E poi a San Benedetto si parla di stoccaggio del gas, il governo accelera sullo stoccaggio del gas. Andiamoci a vedere questa notizia nel dettaglio. Se l'impianto di stoccaggio del gas all'Agraria diventasse sito militare e quindi indefendibile dai cittadini, i comitati dei cittadini che si oppongono all'impianto di stoccaggio del gas denunciano appunto questo tentativo del governo di far passare in commissione ambiente un emendamento per prevedere la militarizzazione del trasporto degli stoccaggi, del trasferimento degli idrocarburi e le opere accessorie. Nel merito poi nel corso del nostro telegiornale vi daremo conto anche di un'intervista al consigliere comunale di Forza Italia Piunti. Trasferiamoci nella pagina dedicata alle Marche, c'è un'allerta meteo, dunque vento e mare da paura, questa è l'apertura, è un'allerta meteo per tutta la giornata odierna. E poi c'è una notizia che riguarda Forza Italia, Brini e Silvetti entrano nel gruppo regionale di Forza Italia, nel gruppo consigliare regionale Ottavio Brini e Daniele Silvetti. E poi c'è una notizia che riguarda la Guardia di Finanza, che è un nuovo guardacoste d'altura presentato ieri proprio al porto di San Benedetto del Tronto. Noi c'eravamo e vi mostriamo un servizio. Maggiore, ci può spiegare i compiti di questa guardacoste conversano? Bisogna premettere che il guardacoste d'altura G108 conversano è stata assegnata recentissimamente alla stazione navale d'Ancona, proveniente dalla stazione navale di manovra di Messina, dove ha operato in maniera intensa, in maniera proficua, diciamo in materia di immigrazione clandestina. Spesso sotto egida Frontex, l'unità navale praticamente si è recata per lunghi periodi a Lampedusa, va bene, per svolgere attività appunto di contrasto all'immigrazione clandestina nell'ambito del noto fenomeno praticamente che sta interessando, diciamo, il nostro paese. E con l'arrivo praticamente ad Ancona e in particolare a San Benedetto del G108 conversano, il dispositivo di contrasto regionale che fa capo praticamente al comandante regionale Marche, il generale di brigata Umberto Sirico, e al reparto operativo aeronavale di Ancona, che fa capo al tenente colonnello Vincenzo Caci, risulta particolarmente strutturato e differenziato per poter adempiere a tutti i compiti che l'ordinamento giuridico demanda al comparto aeronavale del corpo, in particolare ai compiti esclusivi in mare di polizia economico e finanziaria. Polizia economica e finanziaria che poi si esprime praticamente in tutta una serie di attività e di servizi che riguardano la nautica da diporto, ma nautica di porto intesa nei suoi aspetti economico e finanziari significa praticamente che andiamo a verificare il corretto pagamento della tassa di possesso sulle unità da diporto, andiamo a indagare praticamente sulla intestazione, sull'eventuale intestazione fittizia di unità da diporto a società con le implicanze che ci sono in termini di violazione alla disciplina sulle imposte dirette e indirette, andiamo ad individuare eventuali fenomeni di lavoro sommerso che derivanti dall'irregolare imbarco a bordo di motopesca di personale, andiamo ad operare, diciamo, in materia di importazione temporanea di unità da diporto extra UE, quindi tutta una serie, diciamo, di servizi che hanno una sola caratterizzazione, che è quella tipica ed esclusiva del comparto aeronavale del corpo, cioè praticamente la polizia economico e finanziaria. E torniamo e arriviamo in Abruzzo, apriamo la pagina di ml.it, l'apertura è sul Consiglio Comunale Straordinario in cui si è parlato appunto del futuro della società, della Teramo Ambiente, dunque della Teama, la partecipata
verso l'assetto totalmente pubblico. Il 28 poi ci sarà l'assemblea dei soci per il nuovo presidente, che sarà molto probabilmente Mattucci. Questa è l'apertura di ml.it, ma ci sono altre notizie da vedere. In evidenza la Teramo Lavoro, l'ex società in house della provincia di Teramo, con l'ex amministratore Venanzio Cretarola, che in una conferenza stampa risponde alle accuse mosse dalla procura qualche giorno fa, con la citazione diretta dunque a giudizio. Io a giudizio per l'IVA, unico caso in Europa. Questo ha spiegato proprio Venanzio Cretarola, l'ex amministratore. Attacca dunque, dopo l'iniziativa della procura di Teramo, la singolare interpretazione della norma che riguarda il fondo sociale europeo e il non pagamento dell'IVA. Secondo la finanza andava pagato in soldoni, invece secondo quello che dice l'amministratore, l'ex amministratore della Teramo Lavoro, e quello che dice anche il commissario liquidatore Ricciuti, non andavano pagati questi sui fondi sociali europei. Ci sarebbe l'esenzione da parte, appunto, l'esenzione dell'IVA. Altre notizie di cronaca: trovato senza vita nel bosco di Paranesi, boscaiolo 58enne stroncato molto probabilmente da un infarto mentre fa legna. È accaduto nei pressi di un bosco a Rocca Santa Maria. E poi la provincia, 120.000 euro per il ponte Tre Archi sul Mavone. È stato autorizzato l'intervento in somma urgenza per il consolidamento e la protezione della struttura sull'ex statale 491. E poi si parla del punto nascita di Atri, quindi dell'ospedale San Liberatore. Più di 15.000 firme per salvare il punto nascita di Atri. Comitati a difesa del San Liberatore chiedono alla politica di non voltare le spalle ai cittadini. Poi piccoli gamberi di fiume ripopolano i torrenti del parco Gran Sasso Laga. Lo staff dell'area protetta ha rilasciato degli esemplari appunto di questa specie di gambero, dei piccoli gamberi di fiume a rischio estinzione. Poi c'è il bando per la cabinovia a Prati di Tivo, perché la Gran Sasso Teramano ha pubblicato l'avviso per l'affidamento della gestione degli impianti, l'importo è di 250.000 euro. Poi si parla di D'Annunzio, una controcritica dopo le accuse ricevute da Paolo Tancredi miope, non sono io la causa della sconfitta. Si parla ovviamente delle elezioni provinciali. C'è un'accusa, una controaccusa appunto dall'esponente del nuovo centrodestra, dell'onorevole Paolo Tancredi, nei confronti del sindaco di Corropoli, a cui ha risposto lo stesso sindaco, che dice parole durissime: stop alle decisioni tra quattro amici al bar. Poi si parla di eventi: la Castagna protagonista del weekend a Valle Castellana, sempre su ml.it. e poi si ricorda che venerdì ci sarà lo sciopero dei metalmeccanici teramani e anche la FIOM, 4 ore di protesta indette anche dalla FIOM CGL Teramana contro la riforma del lavoro, contro lo Jobs Act del Premier Renzi. Bene, facciamo una piccola pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Siamo tornati dopo la pubblicità, ripartiamo dalle Marche, da RiveraOggi.it. L'apertura è dedicata allo sport, alla San Benedettese, tutti attorno alla Samb, Bucce e Moneti, basta chiacchiere, vogliamo vincere. Questa è l'apertura, andiamoci a vedere l'articolo di Pierpaolo Flammini sull'argomento. La società dà una dimostrazione di compattezza in un momento difficile per i rossoblu. I due presidenti incontrano la squadra, intanto non abbandonano Tozzi Borsoi, multato con la sospensione dello stipendio per un mese e si priva della fascia di capitano. Che motivo ci sarebbe per mostrarsi tutti assieme per la prima volta di fronte alla stampa dopo una banale sconfitta di campionato? Delle due l'una: o si è un plotone di esecuzione o si è giustiziati. Forse non sarà un plotone di esecuzione, ma la difesa 5 composta appunto dal portiere Tozzi Borsoi, attaccante ed ex capitano, dai due stopper Manolo Bucci e Gianni Moneti, co-presidenti, dal terzino destro Alvaro Alcipreti, direttore sportivo, e dal libero vecchio stampo Giovanni Piccoli, direttore generale, quanto di meglio per assicurare, nelle parole di Bucci e Moneti, la dimostrazione che la società è compatta e ci mette la faccia, al di là delle spiacevoli chiacchiere da bar messe in giro dopo la
Sala. Sconfitta di Esi, se Tozzi Borsoi vedrà il proprio stipendio sospeso per un mese e rinuncerà da ora in poi alla fascia da capitano, decisione arrivata dal giocatore. Buccemonetti, oltre a ribadire che se servirà rinforzeremo la squadra alla riapertura del mercato, quindi fino al 1° dicembre non se ne parla, si mostrano determinati a superare il momento difficile derivante dalla sconfitta di Iesi, che per entrambi, almeno dalle parole di Bucci, brucia per il modo in cui è arrivata. Faccio presente che da San Benedetto siamo partiti, ricordo, appunto con 4 steward, mentre quando siamo arrivati a Iesi non li abbiamo visti né in tribuna né in campo. Noi siamo sempre cortesi con le dirigenze ospiti che invitiamo nell'area riservata e facciamo accompagnare da steward nelle partite casalinghe. Sono presenti anche 40-50 tutori. A Iesi invece nulla di tutto ciò, quindi polemica innestata proprio dai due presidenti. La sconfitta fa male per la classifica, per come è arrivata e perché avevamo un grande pubblico che ancora una volta in trasferta faceva la differenza, continua il presidente rosso-blu. Tra l'altro c'è stato anche un incontro in mattinata con il sindaco di San Benedetto, Giovanni Gaspari. Ma torniamo nella home, andiamoci a vedere un'altra notizia che riguarda San Benedetto del Tronto, di tutt'altra natura. Allagamenti sospesi, lavori in via Marinai d'Italia, serve una variante al progetto. Il cantiere è fermo da circa una settimana e non ripartirà prima di 10 giorni. Riunione in comune con la CIP, si è parlato anche della situazione in via Valtiberina. Poi Forza Italia che ammonisce l'amministrazione, dicendo appunto l'amministrazione vigili, quindi sono momentaneamente sospesi i lavori antiallagamento in viale Marinai d'Italia. Il cantiere non ripartirà dunque prima di 10 giorni perché va effettuata una variante al progetto. Ciò non ci coglie di sorpresa, dice l'assessore ai lavori pubblici del comune Leo Sestri. Verrà approvata da CIP e ATO, intanto continuano i sopralluoghi sul posto, stiamo lavorando nel rispetto del cronoprogramma, entro febbraio poi completeremo totalmente l'intervento nel lato est. La variante ha lo scopo di mettere in sicurezza la zona attraverso l'installazione di palancole di sostegno. Di questo si è parlato appunto in municipio nella riunione tra i tecnici comunali e quelli della CIP. Torniamo nella home page e andiamo su Grottammare, andiamoci a vedere una notizia presa appunto dalla pagina dedicata al comune di Grottammare. Una barchetta per la pace alla fiera di San Martino, un progetto didattico promosso dalla Consulta per la fratellanza tra i popoli. Con l'aiuto dei docenti gli alunni dovranno realizzare dei lavori formando sagome di barche, tutto questo per la fiera di San Martino che poi si terrà a novembre. E usciamo da Riviera Oggi, torniamo in Abruzzo, apriamo la pagina di Prima da Noi It, che è un'apertura dedicata ai debiti delle società partecipate e controllate dalla Regione Abruzzo. Ci sono oltre 226 milioni di debiti, si parla di buchi di queste società partecipate. Ieri un rendiconto arrivato direttamente dalla Regione Abruzzo in tal senso. Noi per saperne di più ci guardiamo questo servizio. Quasi 226 milioni di euro di posizioni debitorie da parte delle società controllate e partecipate della Regione Abruzzo. È quanto accertato dalla direzione regionale, che ha snocciolato tutti i dati in un documento dopo un'attenta ricognizione effettuata. Ricognizione inviata alla stessa Regione, che comunque ha preso atto che tali posizioni non costituiscono un riconoscimento di stato debitorio dello stesso ente, ma in cui viene stabilita la costituzione di un gruppo di lavoro per portare a termine tutte le verifiche necessarie. Nel report che il governatore D'Alfonso ha ricevuto qualche giorno fa sono indicati non solo i dati sul deficit annuale, ma anche il debito consolidato, contenzioso, dipendenti, consistenza patrimoniale immobiliare, iniziative progettuali in corso, punti di forza e criticità che descrivono l'esatta condizione di vita e di operatività dell'ente. La situazione peggiore è quella dell'azienda di trasporti ARPA, in cui la posizione debitoria arriva a 66,7 milioni di euro. Va un po' meglio in Casa Saga, che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, ma la cifra è comunque elevatissima, 32,1 milioni. A seguire c'è la Sangritana con 9,7 milioni di debiti potenziali e non, con GTM a 8,3 milioni, e SIR in liquidazione con 249 mila euro.
Insomma, solo le società di trasporto arrivano a 117.262.763 euro di debiti potenziali e non. Brutte notizie sono arrivate anche dalla direzione sviluppo economico, dove la cifra dei debiti sfiora i quasi 50 milioni di euro e sono tutti in capo alla Fira S.p.A. Posizioni critiche anche per la Gran Sasso Teramana, 2,5 milioni di euro, e l'ente Porto Giulianova, oltre che per la Maiella S.p.A., anche se si parla appena di 26.000 euro. L'esposizione debitoria del consorzio Mario Negri Sud arriva invece a superare di qualche migliaio di euro gli 8 milioni, mentre Eurosviluppo si ferma a 1,1 milioni. Un'altra delle controllate più in difficoltà è Abruzzo Engineering, in liquidazione con una cifra di debiti e potenziali debiti che raggiunge i 32,9 milioni di euro. E rientriamo su Prima da Noi per leggerci una denuncia presentata alla Littizzetto da Walter Caporale degli Animalisti. Maialino in TV, Caporale denuncia Littizzetto per maltrattamento. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo dopo la querela dell'ex consigliere regionale, dicevamo, Walter Caporale. Luciana Littizzetto è stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di maltrattamento di animali dopo aver portato un maialino negli studi della RAI per la diretta di una puntata di Che Tempo Che Fa. L'episodio risale a dicembre 2013, quando la Littizzetto si presentò davanti a Fazio con l'animale per parlare della notizia del porcellum giudicato incostituzionale. A firmarlo è stato appunto l'ex consigliere regionale abruzzese Walter Caporale, presidente dell'Associazione Animalisti Italiani. Torniamo sulla home page di Prima da Noi. Oltre all'apertura dunque le partecipate, in primo piano il meteo, perché l'intensa fase di maltempo non coglierà solo le Marche ma anche l'Abruzzo. In arrivo appunto un drastico calo delle temperature. Poi si parla della ASL di Chieti, lo strano caso della PET-TAC, il primario di medicina nucleare chiede lumi al manager. Appena riconfermato tra le cronache l'abuso d'ufficio, condannato a 6 mesi l'ex sindaco di Montesilvano Enzo Cantagallo, assolti 7 ex assessori della giunta di centro-sinistra. E poi si parla dell'inchiesta all'Aquila sulla discarica abusiva per le macerie e nuove guai per la X Express, per appunto una discarica abusiva trovata nell'aeroporto dei Parchi a Preturo, appunto all'Aquila. Usciamo da Prima da Noi, entriamo nell'Ansa Marche. In apertura, in primo piano appunto la notizia dell'imprenditore suicida di Fermo, con la lettera lasciata alla madre: mi ricongiungo con papà, avrebbe scritto alla madre in un messaggio appunto trovato in una busta bianca senza intestazioni. Gianluca Ciferri chiede scusa alla madre. Poi in taglio basso si parla di politica, Ceriscioli e Lucciarini sono dunque arrivati alla segreteria PD regionale. L'ex sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli e il sindaco di Offida Valerio Lucciarini hanno accolto la proposta del segretario regionale Francesco Comi ed entreranno nella segreteria del partito delle Marche con ruoli ben definiti. E poi si parla del lancio dell'Adriatico Ionica a novembre, la macro regione verrà lanciata entro novembre, si tratta di una grande priorità della nostra presidenza. Così Sandro Gozzi, sottosegretario agli affari generali al termine del Consiglio degli Affari Generali del Lussemburgo. Poi altre notizie da leggere appunto nella pagina dell'Ansa Marche. Brini e Silvetti in gruppo in Forza Italia. Ottavio Brini e Daniele Silvetti entrano nel gruppo consigliare regionale di Forza Italia. L'ufficializzazione è avvenuta con la presa d'atto dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e l'annuncio in aula. E poi c'è una notizia curiosa di cronaca da farvi assolutamente vedere: è accaduto a Fano un garage come base per confezionamento e spaccio di stupefacenti, con tanto di degustazione della marijuana in vendita. La singolare idea è venuta a un 22enne disoccupato di Lucrezia di Cartoceto, già noto alle forze di polizia per analoghi reati, che è stato arrestato dai carabinieri quando i militari hanno fatto irruzione nel garage di casa del pusher. Hanno trovato 3 clienti che stavano assaggiando le diverse qualità di stupefacente e poi sono stati sequestrati. Appunto, questa è la foto: 100 grammi di marijuana. Questa è la foto dell'abitazione, appunto, dove nel garage di casa il disoccupato aveva
appunto messo in atto questa sala degustativa. E usciamo da Lanza Marche, arriviamo in Abruzzo nuovamente, aprendoci la pagina del giornale online City Rumors. Tante aperture, si parla dell'abuso d'ufficio dell'ex sindaco di Montesilvano Cantagallo, appunto condannato, dell'arrivo del vento e del freddo in Abruzzo per la protezione civile, ancora codice giallo. Tretti di eroina in casa invece a Vasto, è stato arrestato un uomo. E poi la discarica abusiva nell'aeroporto di Preturo con l'area sequestrata. Poi c'è anche un ritorno su D'Annunzio, che Tancredi a doversi dimettere, troppo semplice scaricare dunque le responsabilità solo su un uomo, in questo caso sul sindaco di Corropoli, così avrebbe fatto l'onorevole del nuovo centrodestra Paolo Tancredi. E poi andiamoci a vedere le altre notizie su City Rumors. Si parla delle 15.000 firme appunto contro la chiusura del punto nascita dell'ospedale Driatri. Come avevamo promesso nell'assemblea pubblica di inizio settembre, la raccolta firme a sostegno del nostro documento va avanti ed è stata imponente. Poi c'è la notizia dello sciopero di 4 ore che si terrà venerdì a Teramo. Anche la FIOM CGL dunque ha aderito allo sciopero dei metalmeccanici. Scendiamo ancora e si parla di politica, di amministrative a Giulianova, opposizione abbandona consiglio, ma Antelli resta ad ascoltare Mastro Mauro. L'opposizione invece ha deciso di abbandonare l'aula ritenendo inutile il monologo del sindaco su Giulianova 2020. E poi ancora Giulianova, alunni del Crocetti a lezione di mare e pesca, il dipartimento di accoglienza turistica dell'istituto alberghiero Crocetti che propone la seconda edizione del progetto Esperienza Territorio. Si parla anche qui degli impianti di risalita dei prati di Tivo. È stato dunque pubblicato il bando di gara dalla Gran Sasso Teramano relativo alla gestione degli impianti. E poi c'è la soddisfazione di Luciano Monticelli per l'ospedale di Atri, che è il primo in Abruzzo per innovativo intervento al seno. C'è dunque la soddisfazione del consigliere regionale Luciano Monticelli. E poi erosione costiera, agli operatori turistici in coro serve un intervento unitario su tutto il litorale. Ad Alba Adriatica ieri una conferenza stampa infuocata al Walkiki, allo stabilimento Walkiki di Alba Adriatica. Basta steccati e divisioni, interventi tampone per un ambito che poi rischia di danneggiare il vicino. Dunque parte da Alba Adriatica la protesta degli operatori turistici contro l'erosione costiera. E poi c'è una notizia di politica da Teramo sul Consiglio Comunale con Manuela Di Pasquale del PD, che dichiara: questo bilancio ci porterà al fallimento. Dunque un Consiglio Comunale infuocato, come nelle previsioni, ha portato all'esame anche il bilancio di previsioni, e c'è questo attacco appunto da parte dell'opposizione. Bene, con questo concludiamo la nostra rassegna stampa odierna. Vediamo appuntamento come sempre domani puntuali alle 7. Nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi di Super J. Arrivederci.